Buongiorno. Io questi due giorni ho girato per Cagliari, ho parlato con molta gente, gente dell'aeroporto, dei negozi, turisti, anche gente per la strada, perché io amo parlare con tutti. E quello che ho sentito era questo senso di incertezza, di sgomento. Mi dicevano, ma che strada c'è da seguire? E questo sgomento mi sembra che sia proprio necessario che oggi si comincia invece a dare una strada a questo sgomento. E questa è la ragione per cui noi siamo qui oggi come fai. Non vogliamo dettare legge, ma vogliamo sollecitare e risvegliare delle voglie di fare. Vorrei anche dire come io mi sento. Io vengo da molti anni in Sardegna e l'ho visto tutto l'evoluzione e vorrei dire quanto io mi sento vicina a quelli che hanno perso la casa e vorrei aggiungere molto vicina a quelli che hanno perso le greggi e le pecore. E vorrei anche dirvi un'altra cosa, che quello che io sento dentro, perché il nostro presidente Carandini ha fatto un meraviglioso panorama del passato e anche del futuro. Io invece vi voglio dire quello che ho dentro io, la mia rabbia, quello che io da molti anni sento verso quest'isola. E cioè che da parte del continentale la Sardegna non è considerata, è dimenticata. Sì, va bene, c'è un disastro, si viene tutti i gemelli, giornali, titoloni grossi così, e poi dopo due giorni chiuso, non se ne parla più. E invece noi vorremmo che attraverso questo convegno abbiamo cercato di coinvolgere i media. Qui ci sono due o tre giornalisti, amici nostri, che noi abbiamo supplicato di venire proprio per portare la viva voce a tutti quelli che non sono qui e a quelli che hanno potere. Certo, non posso nascondere quanto io sia rimasta male che il ministro dell'agricoltura non sia presente. Lei avrà avuto a che fare a Roma, va bene, ma qui si tratta, oggi stiamo parlando in una regione che è disastrata soprattutto nel settore di cui lei è responsabile, ma lei è a Roma. Invece vorrei ringraziare il sindaco che mi ha commosso e devo dire, signor sindaco, non so lei dov'è, all'aria giovane, ma vorrei dire come ho trovato pulita la sua città, molto più pulita di Milano, non parliamone di Napoli. Ho chiesto la raccolta differenziata, voi la state facendo. Lei ha detto delle cose belle. Grazie, signor sindaco, grazie a nome di tutti i cittadini italiani. Però permettetevi di dire anche la mia rabbia, e cioè come noi abbiamo dimenticato il passato della Sardegna, perché la Sardegna è sempre stata sfruttata. Sì, prima c'era quella straordinaria, mi sembra Eleonora, no, nel 1003, non so, ma dopo è sempre stata sfruttata. Ricordiamoci, quando è arrivato Napoleone in Italia, la tassa sul sale quanto è impoverito, le chiudende che hanno tolto terra ai pastori circondando le terre coi muretti, i tagli dei boschi, va bene per fare le traversine delle ferrovie, ma anche per fare la carbonella che si trasportava anche in Italia. Non solo, la rapina delle terre, io quello ho insistito io, perché io vengo qui dal 59 e ho visto queste terre straordinarie delle coste comperate per 3 lire dagli abitanti, e poi rivendute a prezzi cari, e poi ancora a prezzi più cari. E ora arrivano russi e stanno combinando delle costruzioni immense. Questo sempre sulla pelle dei sardi, perché questo è quello che è avvenuto.
ma poi vorrei ricordare anche dell'altro. Carandini l'ha detto, ma io lo dico con più enfasi. Inquinamenti, ricordiamoci i poligoni di Tiro che hanno avvelenato l'erba che mangiavano le pecore. Ricordiamoci le miniere di carbone, perché ancora ora si estrae il carbone che inquina l'aria. Certo, ci sono di mezzo quelli che lavorano, ma cerchiamo di fare in modo che questi non inquini tutto l'ambiente. Poi quante miniere sono state anche chiuse. Ricordiamoci tutto l'affare petrolifero, petrolchimico. Anche qui, per esempio, ad Olbia c'è un grande stabilimento e poi anche sul nord. Ricordiamoci che cosa ha combinato al paesaggio. Ma ricordiamoci anche la Fata Morgana della Maddalena. Che cosa è successo? Col G8 sembrava che risorgesse l'isola. E invece che come è finita? Scorie nel mare, velenose, dicono anche scorie atomiche, che non sono state tutte estratte e il mare attorno è tutto inquinato. Ricordiamoci anche la rapina delle pesche in questi mari. Una volta, quando io arrivai anni fa nel nord della Sardegna, c'erano le aragoste, te le vendevano come niente. Ora non si trova quasi neanche un riccio di mare, neanche un'anemone di mare nelle coste. Tutto è morto per inquinamento, i pesci sono enormemente diminuiti, i pescatori hanno molto meno pesci da pescare e difatti stanno diminuendo. E poi la grande illusione che ha stravolto gli animi, questo è già stato detto prima. La grande illusione dell'arricchimento veloce. Ma io arrivo a dire un'altra cosa che è uno dei drammi della Sardegna, che è la burocrazia. Per uccidere un maiale, a me, io sono amica di agricoltori, ma anche di persone che lavorano la terra, le difficoltà che uno ha per uccidere un maiale. Voi non avete idea, e il veterinario è questo, è quello, è il controllo. Per cui uno a un certo momento dice rinuncio. Per esempio, arrivare a levare il bestiame e le vacche, anche lì quante pratiche devono fare per portare avanti la cosa. Poi io non posso dimenticare un'altra cosa che mi ha veramente sconvolto. Quando 3 anni fa io un giorno apersi la televisione e vidi un gregge con dentro i soldati e i fucili. Questi stavano requisendo le greggi, stavano requisendo queste aziende agricole perché non avevano reso un mutuo trentennale che per questioni di leggi europee ed è stata l'immagine di quelle gregge con dietro i fucili. E un'altra immagine che ho visto l'anno scorso, quando sono andata a Nuoro, dove la brava e eccellente delegazione di Nuoro inaugurò la sede del FAI. Io al pomeriggio mi davano un rinfresco, no? Con quegli straordinari dolcetti che loro sanno fare, io allargai una siepe e vidi un'immensa vallata, tutta deserta, tutta brulla, con lo sfondo del monte, credo che fosse il Monte Ortobene. E io dissi, ma e qui cosa succede? Ah signora, 40 anni fa qui era un orto, ma ora è tutto abbandonato. Ecco. Fu quella visione, e la visione dei pastori che avevano perso le loro greggi con dietro i fucili dei soldati, che mi dissi, ma qui bisogna fare qualche cosa per quest'isola, bisogna cercare
di fare delle proposte nuove. Ed è quello che noi siamo qui oggi. Perché qualche cosa di nuovo, ma ovviamente non quello che il Presidente Cappellacci chiede. Il Presidente avrebbe dovuto essere qui oggi a rispondere, ma lui non è venuto. È molto comodo scrivere una lettera. Ma uno può dire, il mio Presidente Carandini delineò chiaramente la strada che potrebbe seguire la Sardegna. Tanto per cominciare, i trasporti. Ricordiamoci che costa meno quasi andare a fare una crociera a Dubai piuttosto che venire a passare 3 giorni in Sardegna. Il costo delle navi è pazzesco, non ha senso, costa meno andare a Londra, costa quasi meno andare a New York. Ma un'altra cosa, ci sono gli straordinari cibi che voi avete, quel vostro pecorino, quel vostro prosciutto, certi vostri vini, certi vostri dolcetti, certi vostri pasticcini tutti ricamati, come se fossero un quadro. Queste sono cibi di qualità, perché, come disse il Presidente Carandini, qui l'evoluzione dell'isola deve basarsi sulla qualità. E queste voi le avete. Però bisogna fare in modo, per esempio, che certe iniziative non muoiono, perché per esempio c'è Caprera. Caprera con la sua scuola verica, che è nota in tutto il mondo. Io sono andata recentemente in America e quelli mi parlavano di Caprera. Ora Caprera sta chiudendo per mancanza di mezzi, per esempio. Caprera va tenuta aperta, va aiutata. L'anno scorso io ero in spiaggia e vidi arrivare Marco. È ora che finisca. Io ero in spiaggia e vidi una grande processione di canoe arrivare. E lì sono scesi, poi parlavano francese. Allora andai a parlare lì con quelli che li guidavano e disse: ma cosa diavolo fate? Ah, dice, noi siamo l'associazione Tofino. 4 volte all'anno noi organizziamo con gli stranieri giri in canoa per l'isola. Questo è uno dei nostri giri. Ecco, vedete, questo per dire, lo fanno i francesi, non lo fanno gli italiani, ma potrebbe essere anche una delle iniziative. I giri a cavallo, i giri in canoa, trekking, giri in moto, anche se a me non piace la moto. Io ho fatto dei trekking straordinari nell'interno dell'isola. Queste potrebbero essere le nuove evoluzioni. Portare la gente, invece che sulla Costa Azzurra, o magari in Riviera, o magari sulla Costa Brada, che oramai a furia di costruirla l'hanno resa orrida, portarla qui in questo clima dolcissimo. Io nel mese di dicembre, l'8 dicembre, mi ricordo anni fa, io nel nord della Sardegna feci un bagno di mare. Noi poveretti del continente queste cose non le sappiamo. Comunque tutte queste cose vanno rese vive, vanno riportate davanti alla gente, vanno ristudiate, vanno rilanciate, perché cari sardi, io non mi aspetto così tanto da quelli che stanno in alto sugli scranni del governo. Ora, per esempio, si sono stanziati molti soldi per comprare 2 bombardieri. Vorrei invece ricordare quello che Isaia in un suo salmo dice: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, dalle loro lance faranno falci. Questo è il messaggio che vorrei lanciare al governo che ha optato per i bombardieri.